Al microfono della Federico TV abbiamo qui il piacere e la gioia del vicepresidente vicario del Parlamento europeo Gianni Pittella, al quale chiedo subito quale può essere il ruolo dei giovani in Europa. Il ruolo di guidare, di essere il motore della ripresa. L'Europa sta in una fase di declino perché il mondo è cambiato. Noi ancora forse dormiamo e non ci rendiamo conto che non è più il tempo del primato dell'Europa e degli Stati Uniti nel mondo. Sono cresciuti nuovi competitor, ci sono nuove realtà che hanno investito nella ricerca, nella formazione, nell'innovazione, la Cina, l'India, il Giappone, il Brasile. E il predominio transatlantico è venuto meno. Chi ci può salvare sono i giovani, ma noi dobbiamo mettere nelle mani dei giovani strumenti, dobbiamo investire di più sulla ricerca, sulla formazione, sull'educazione, sulla istruzione, dobbiamo rafforzare gli strumenti di viaggio, gli Erasmus, gli scambi. Abbiamo salvato l'Erasmus per il 2012 e stiamo lottando per fare un Erasmus per tutti i giovani dai 15 ai 35 anni che abbiano una dotazione finanziaria di 18 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. Sono grandi sfide. Uno pensa che soltanto col mattone si risolvono i problemi. Io penso che si risolvono i problemi dell'Europa, soprattutto con la materia grigia, con le cellule nervose che abbondano nei nostri giovani, ma spesso le condizioni di contesto non consentono di eccellere, di andare avanti, di conquistare spazi, successi e vittorie sul piano imprenditoriale, sul piano culturale, sul piano scientifico, sul piano della ricerca. Più sud, più Europa. C'è spazio per i giovani nelle istituzioni comunitarie? Certo che c'è spazio, sia come protagonisti in prima persona, ci sono tantissimi deputati europei giovani, e sia come persone che fanno stage, che a volte superano anche i concorsi e entrano nella burocrazia europea. Ci sono tantissimi giovani preparatissimi. Vi devo dire che ho trovato delle risorse umane nelle istituzioni comunitarie di grandissimo valore, di grandissima competenza, molte delle quali vengono dal sud Italia e molte delle quali vengono da questa città, dalla città di Napoli. Spesso si parla dell'Europa dei burocrati, l'Europa dei banchieri, occorrerebbe invece parlare dell'Europa dei giovani, dunque più spazio ai giovani. Ringraziamo il Presidente Pittella, la linea in redazione.